In occasione della settimana europea per lo sviluppo sostenibile era organizzato nella sede bolognese del gruppo un convegno per parlare della sfida del futuro sostenibile e presentare i risultati emersi dal proprio bilancio di sostenibilità con quasi 2 miliardi di euro distribuiti nel 2017 a stakeholders e fornitori del territorio. Oggi rendicontiamo, come facciamo sempre con grande trasparenza, le cose che facciamo, i progetti che abbiamo sviluppato, i risultati che abbiamo conseguito, ma anche ciò che vogliamo fare per il prossimo futuro. Queste azioni naturalmente sono tutte tese a fare che cosa? A ridurre quello che è l'impatto della nostra attività quotidiana, di noi cittadini, non di noi come impresa, sull'ambiente. Se è importante che a questo tipo di azioni che lavorano ex post, cioè sul dopo, si inneschino molto presto azioni che lavorano ex ante, cioè sul prima, sul come si progettano i beni per renderli più riciclabili, su come si progettano i servizi per renderli più compatibili, sul come si possono usare le tecnologie per fare di più con meno, perché poi il problema è soprattutto quello di contenere l'impatto sulle risorse di questo pianeta. Come sapete, noi abbiamo detto che il futuro dell'Emilia Romagna sarà una nuova crescita sostenibile, perché ogni azione che faremo dovrà avere la sostenibilità tra le sue virtuosità. Non può essere un modello di sviluppo come abbiamo alle spalle nel Novecento, negli scorsi decenni, che peraltro ha fatto grande e ricca l'Emilia Romagna, a poter garantire una prospettiva di futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti. Manifatture, cultura e turismo come pilastri di una nuova crescita sostenibile.